Salve a tutti, oggi farò un tutorial per masterizzare giochi per la modifica LT 3.0, l'ultima modifica per Xbox che è stata fatta. Innanzitutto ci servono due programmi, Imager Burn e ABGX. Per prima cosa scarichiamo il file, io ho scaricato i Griffin, eccolo qua. Poi che dobbiamo fare? Che io già sto facendo. Dobbiamo estrarre l'archivio che ne ricaviamo dal file in cui uscirà un file immagine e un file per masterizzare. Quindi io adesso stoppo. Quando finisce ad estrarre vi dico tutti i procedimenti da fare. Va bene, mentre che sta estraendo il file, vi faccio vedere le impostazioni che dovete modificare per far sì che si masterizzi bene il gioco. Quindi apriamo Imager Burn. Strumenti. Un attimo. Impostazioni, allora generale così, leggi così, crea così, scrivi dovete mettere questo codice specificato dall'utente, così, mi raccomando tutte le virgole mettetele bene, come le ho messe io, così, così. Così, 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 così e così. Poi su ABGX dovete mettere pure così. Qui dovete mettere 00F 000 0. 4 zeri alla fine, F 2 zeri all'inizio, italiano, e mettete così. Così, 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 così e così. Qua mi raccomando, mettete livello 3 per la 3.0. Ecco, adesso si è quasi estratto. Metterò il link dei programmi in descrizione. Ho fatto questo tutorial perché ci sono un sacco di persone che non riesce. Ecco qui. Adesso è venuta fuori questa immagine. Io faccio sempre così, la metto sul desktop. Poi apriamo ABGX e selezioniamo l'immagine estratta, questa di qua. Andiamo sul launch. Farà tutte le verifiche. Non vi preoccupate se vi fa questo di qua. L'importante è che questo. Ecco qui. Devo arrivare al 100%. Allora, come stavo dicendo, l'importante è che DMA Topology SS è valido.
39, io adesso stoppo il video e poi riprendo. Ecco qui, abbiamo finito con quel procedimento di ABG. Premiamo exit e ci ricreerà questo file. Noi lo clicchiamo due volte e si apre con Image Airborne. Allora, velocità scrittura AWS copia, va bene, 1 così e cominciate troncare e ok. Allora, metterò il link di ABGX di Majorborn nella descrizione. E quando finisce il procedimento qui potete inserirlo nella Xbox e vi andrà. Ricordo che questo serve solamente per l'ultima modifica che è uscita, cioè la LT 3.0. Se avete problemi scrivetemi. Ciao a tutti.